prendi una donna, dille che l'ami, scrivi le canzoni d'amore, manda le rose e poesie, dalle anche spremute di cuore, falla sempre sentire importante, dalle il meglio del meglio che hai, cerca di essere un tenero amante, sii sempre presente, risolvi dei guai, e sta sicuro che ti lascerà, che troppo amato amore non dà, e sta sicuro che ti lascerà, chi meno ama il più forte si sta. Prendi una donna, trattala male, lascia che ti aspetti per ore, non farti vivo e quando la chiami, fallo come fosse un favore, fa sentire che poco importante, dosa bene amore e crudeltà, cerca di essere un tenero amante, ma fuori dal letto nessuna pietà. E allora si vedrà che cambierà, chi è meno amato più amore ti dà. E allora si vedrà che cambierà, chi meno ama il più forte si sta. Amico, non sono d'accordo, parli da uomo ferito, pezzo di pane se n'è andato e tu non hai resistito, non esistono leggi in amore, basta essere quello che sei, lascia aperta la porta del cuore, vedrai che una donna è già in cerca di te. Che cos'è? Su questo sarai d'accordo con me. Senza l'amore un uomo che cos'è? E questa è l'unica legge che c'è. Che cos'è? Su questo sarai d'accordo con me. Senza l'amore un uomo che cos'è? E questa è l'unica legge che c'è. Amici carissimi del Tino e dell'Erminia Carugati. Buongiorno. Ben ritrovati come sempre qui sulle frequenze di YouTube per il nostro tutorial del venerdì. E dunque Teorema, questa canzone di Marco Ferradini e che ormai ha veramente 40 anni compiuti e che Ferradini compose appunto nell'81 insieme ad Herbert Pagani. Grande artista, purtroppo è venuto a mancare ancora parecchio giovane. Canzone da bellissimo testo e anche, anche dalla bella musica, possiamo dire, anche se non ci sono queste grandi armonie. Il brano infatti risulterà essere anche abbastanza facile da suonare, perché veramente le armonie, adesso le andiamo a vedere nel dettaglio, sono veramente poche. È un po' la struttura che si articola in modo non sempre identico. Vabbè, adesso vediamo tutto.
Non dico niente di Marco Ferradini perché sarà l'ospite della mia intervista di dopodomani, di domenica. E quindi vi dirà lui vita, morte, miracoli, la sua musica, il perché di Teorema, come venne composta. Interessante. Andiamo alla tastiera a vedere nel dettaglio questa canzone. Allora, suono un La minore perché questo è il centro tonale del brano, quindi oltremodo semplice anche di armonie. E c'è da dire che, prima dico i BPM che sono 62, che questo è il Do centrale, e che la struttura armonica del brano continua a ripetersi, come dire, incentrandosi su quelle che sono queste armonie. Un La minore, un Fa e un Sol. Io durante l'esecuzione del violino, se siete stati attenti, non le ho suonate sempre così queste armonie, proprio perché ho cercato di dare un po' di varietà alla canzone. Canzone che ha una intro che... Erminia, abbiamo già sentita, mi pare, questa canzone qua. Questa intro qua. E che fa così. Infatti io vado a suonare quattro volte questo Do, Si, Sol, Do, Si, Sol, Do, Si, Sol, Do, otto volte, Do, Si, Sol, Do, il Do una volta in batte, una volta in levare, è su armonia di Fa. Possiamo poi andare così con la sinistra che va a suonare fondamentale, quinta e decima, così è bello che è fatto il nostro accordo di Fa maggiore. Ricorda un po' Sailing di Christopher Cossa, inutile, questo l'aria veniva fatto, ma anche qui è fatto con la chitarra, pensarci bene, quindi chi ha copiato dei due, ma credo che Sailing fosse venuta dopo Teorema. Comunque, al di là di questo, avete capito, l'introduzione è molto semplice, la rifaccio e l'Erminia attacca con il cantante. Pronto Erminia? Sì. Scrivi le canzoni d'amore, manda le rose e poesie, dalle anche spremute di cuore, falla sempre sentire importante, dalle il meglio del meglio che hai. Cerca di essere un tenero amante, sii sempre presente, risolvere i guai. Allora io... durante l'esecuzione anche del violino ho messo qualche accordo particolare e già dalla prima strofa che dovrebbe suonare in realtà così con queste armonie, cioè La minore, Fa e Sol. Io ho voluto tenere un pedale di La, per cui io andrò a suonare questo La minore con basso, è fondamentale La, questo Fa con il La al basso. Sì, ci vedete bene, sto ripetendo la terza, ma perché voglio in questo caso questo Fa con la terza bassa non è un accordo di passaggio, è proprio nella realtà il brano suona proprio un Fa e quindi la vado a ripetere. Vedete che quando suono La minore vado a suonare fondamentale quinta, quando vado sul Fa suono terza e tonica con la sinistra, e quando suono il Sol vado a suonare in pratica la nona di Sol con poi ancora la fondamentale, proprio Sol. Giunto sulla minore, faccio uno spezzatino, non vado direttamente sulla minore. Spezzo in due la minore con un La undicesima, quindi mi viene da prendere un Sol nella destra e un La di basso. Si ripete. Anche qui ci ho messo del mio, nel senso che il brano al solito fa La minore, Fa e Sol. Io ho messo sì La minore, stavolta vado a dare la fondamentale al Fa, lo prendo settima maggiore, e poi il Sol lo prendo sì, ma lo rendo sesta. Sol si mi. Allora,
io vado ad alternare un Fa major 7, ho detto, con un Sol sesta. Adesso, prima nel suonare ho fatto Mi minore, ci sta bene anche lui. Sentite, l'originale però suona un Mi con la terza al basso, con il Sol dies. E quindi suoniamo La minore, stavolta il Mi minore. Ok? Dobbiamo cantare Sta sicuro che ti lascerà? Sì. Va bene, facciamolo immediatamente. Tri, fo. E sta sicuro che ti lascerà, chi è troppo amato amore non dà. E sta sicuro che ti lascerà, chi meno ama il più forte si sa. Questa sarebbe la versione, in realtà, originale. Io nel videolino ho fatto una cosa di questo genere. Sulle armonie di La minore, Fa e Sol. Non è inquadrato, questo lo faccio adesso un'ottava più sotto, ma è bello suonato sulla seconda ottava. Possiamo anche alternare il pedale di La e metterlo magari sul Sol. È una canzone che si presta assolutamente, proprio per cercare di ovviare un po' alla monotonia dell'armonia. Quindi io vado a fare ta 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 ta. Sentite come questo Mi Fa Do mi dà subito l'idea del Fa major 7, anche se ho il La di basso. Possiamo magari fermarci la seconda volta, terza volta, lo ripetiamo. La minore ancora a chiudere, e adesso si parte con la strofa numero 2. Vai! Prendi una donna, trattala male, lascia che ti aspetti per ore, non farti vivo e quando la chiami fallo come fosse un favore, fa sentire che è poco importante, dosa bene. Allora sì, vedrai che t'amerà, che meno amato più amore ti dà. Allora sì, vedrai che t'amerà, chi meno ama il più forte si sa. Abbiamo ripetuto in toto la strofa numero 2. Con quella non è obbligatorio farlo, si può mettere tranquillamente gli accordi che al solito sono La minore, Fa major 7, Sol. Io qui avevo messo ancora il Sol sesta, vedete voi quello che vi piace di più, stanno bene tutti e due secondo me. Quindi abbiamo raggiunto questo La minore, seguito dal Mi minore. Prima lo chiudevamo in La minore, invece in questa seconda strofa andiamo sul Re minore settima. 2, 3, 4. Questa serie di accordi, peraltro, sono quelli armonizzati sulla scala di Do. Partiamo da Re minore, Re, Mi, Fa, Sol. Il Re in battere, il Mi in levare, il Fa in battere, il Sol è in levare. Cadiamo sul La minore, dove io vado a fare quello che in pratica, non ricordo quale strumento lo fa, ci sono degli archi staccati, pizzicati, dirò, ad ogni modo io lo faccio con pianoforte, non ho altro, del resto. Sulle armonie che sono sempre quei, La minore, Fa, major 7, Sol, vado a suonare, lo faccio con l'ottave, ma non le vieto di farlo con un dito solo, 1, 2, 3, questo Si, Do, Re, Mi, Do, La, Re,
Niente, fatto questo, rientra la voce del cantato a eseguire l'ultima strofa. No, caro amico, non sono d'accordo. Questa parte del brano che vuole mettere un po' di pace tra la prima strofa, un po' come dire... Fu una canzone che fece scalpore a livello di testo, questa, di Ferradini, perché, ma non tanto per le donne, anzi, le femministe si schierarono assolutamente a favore, perché capiamo benissimo che nella prima strofa l'amore viene un po', come dire, trattato in una qualche maniera, l'amore femminile dall'uomo. Nella seconda, no, sto dicendo una stupidaggine, nel primo caso, l'uomo si rende disponibile al massimo e poi alla fine la chiosa della strofa è che vedrai che questa ti lascerà. La seconda parte è tutto l'opposto, quindi nella terza strofa arriva un po', come dire, un concetto rappacificante. Cioè, no, il lavoro va vissuto così com'è, vero, come lo viviamo noi, Erminia, a spazzolate in testa e quello. Boh. Allora... dove eravamo rimasti? Pa, 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 pa. Qua, pa, 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 pa. Dove c'è da fare? Pa, 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 pa. L'ho già spiegato. Niente, allora, terza strofa, Erminia, vai. Io adesso mi toglierò da quel pedale di là e faccio le armonie che ci sono nel brano originale. Vai. No, caro amico, sono d'accordo. Anni da uomo ferito. Ecco, abbiamo fatto la terza strofa, strofa e ponte potremmo anche chiamare così questa parte del brano, ma come le altre del resto. E adesso ci sarà l'ultimo inciso, che nella verità nel disco originale dai là a un solo di chitarra. Io l'ho fatto cantare da Erminia perché senza la chitarra il brano perde molto della sua tipicità. E quindi poi... col piano faccio un'altra cosa che vi spiegherò, ma ho fatto ripetere ad Erminia, in pratica due volte quello che è l'inciso. Vedete quanto è difficile anche, come dire, districarsi tra strofa e inciso, perché sono talmente uguali che si fa fatica a comprendere l'una e l'altra. Quindi, che cosa succede? Sì, siamo arrivati lì. Succede che nella terza strofa c'è un qualcosa di diverso dalle altre. Come ho detto, suono gli accordi, la minore, fa, stavolta lo prendo proprio triade. Qui in realtà io ho messo la minore, ma va a ripetersi il fa maggiore seme. Sol. Ba 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 ba, ancora fa major 7, sol, mi con la terza al basso, ba 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 ba, per la minore, ba ba ba, fa major 7, non fa, ba 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 ba. Qui che cosa vado a suonare? Un mi settima con la quarta sospesa, che poi chiudo sul sol diesis, Come dicevo, l'Erminia ha cantato, giustamente, l'hai già cantata, senza l'amore un uomo che cos'è, mi ricordi più, canta, forte. Senza l'amore un uomo che cos'è, su questo sarei d'accordo con me, senza l'amore un uomo che cos'è, e questa è l'unica legge che c'è. Senza l'amore un uomo che cos'è?
classico degli anni Ottanta, il brano finiva sfumando e io l'ho chiuso così, molto semplicemente con un Mi che risolve sul centro tonale. Ecco, per simulare o fare qualcosa anzi di diverso da quello che fa la chitarra, io ho fatto questa cosa qui, alla fine dell'inciso. Vado in pratica a fare un arpeggio piuttosto veloce di La minore nona, qui non si vede ma lo ripeto in egual modo anche nella ottava superiore. Adesso lo faccio qui così si vede. Adesso suonato qua non si riesce, ma insomma credo che l'abbiate capito. Io vado a suonare Do, Si, La, Mi, Do, Si, La, Mi, Re, o Do, a seconda di come vi piace di più. Io una volta faccio l'uno, una volta faccio l'altro. Su armonia manco a dirlo, di La minore, Fa e Sol, niente di particolare. Non è facile fare questo arpeggio. Gli arpeggi, quando sono veloci, è molto più facile farli in fase ascendente. Io sto suonando le stesse note, solo che le sto suonando dai tasti gravi verso quelli acuti. Quando c'è da fare l'inverso, è la cosa un pochino più complicata. Ma basta mettersi lì un attimo e si impara. Come detto, alla fine, ecco... addirittura poi anticipo un Mi con la terza al basso, ma suono un arpeggio di Fa veloce, dove faccio cantare il Fa, perché ne ho bisogno per fare questo, quindi ho bisogno di far sentire Do, Si, Do, Re, Mi, Re, Do, Re, Mi, e quindi prendo il Fa qua in modo abbastanza scorretto, perché ma relativamente, sono completamente sotto il Do centrale, la posizione più bella, più canonica è questa, ma ho bisogno di far sentire il Do. Ogni tanto do un'occhiata alla scheda perché non vorrei che mi facesse qualche scherzo. E proprio in anticipo rispetto al battere della misura successiva vado a suonare un Mi con la terza al basso. Certo se fare mettergli un Fa diesis, ma no, andiamo tranquilli con un bel La minore nona, a quale chiusura. Avete visto che ho rallentato un pochino. Voilà, è tutto direi per Teorema. Naturalmente, come al solito, è canzone lenta, canzone che prevede che si usino parecchi sedicesimi sincopati. Ma lo sappiamo, è storia antica. Bene, mi avvicino alle Erminie per salutarvi, per sistemare la telecamera, per rinnovarvi, quindi l'invito a vedere l'intervista con Marco Ferradini dopodomani. Venerdì prossimo io e le Erminie non ci saremo perché ci prendiamo un attimo di pausa, ma non per andare alle Maldive, cioè, siamo sempre qua ma abbiamo un sacco di cose da fare, arretrate. E quindi venerdì prossimo non ci saremo, ci saremo quello dopo ancora, ma ci sarà l'intervista domenica, non questa, la prossima, dopo Ferradino, un'intervista a Dado Moroni. Basta il nome, è un grande jazzista, un grande pianista, una persona molto, molto disponibile e pacata, che ci suonerà oltretutto durante l'intervista, delle improvvisazioni molto gustose. È tutto, a presto, buona estate e ci vediamo a presto con il Tino Carugate.